20 novembre. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattivazione. Giacomo 3,16. Evitare le contese. L'Apostolo Paolo scrive: avendo un medesimo pensare, o un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Le contese e le liti generano inimicizia, discordia nelle relazioni interpersonali. Spesso nascono dal nostro orgoglio che non vuole sottomettersi a niente e nessuno, piuttosto a competere con gli altri, a condannare ciò che fanno e a giustificare noi stessi. Nel verso di oggi l'Apostolo Giacomo sottolinea: dove c'è contesa, c'è ogni cattivazione. Dobbiamo imitare Gesù, il quale si umiliò per amore nostro e in obbedienza al Padre sacrificò la sua vita sulla croce. Dobbiamo vegliare sui nostri cuori affinché nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia. Ebrei 12,15. Se oggi vuoi camminare nella benedizione di Dio, cerca di vivere in comunione con Lui e in armonia con gli altri. Prega: Signore, dammi la tua saggezza in ogni situazione.